Il 14° turno di Serie D mette di fronte l'Aquila 1927 Vasto Girardi in un gran sasso d'Italia che attende, almeno nei settori colorati di rossoblù, la risposta degli 11 di Cappellacci dopo lo schiaffone preso a San Benedetto del Tronto. Nessuno può permettersi il passo falso in un match troppo delicato per aspetti diametralmente opposti. Abruzzesi attardati rispetto alla battistrada Samb e alle inseguitrici dei marchigiani, molisani sempre nelle sabbie mobili di una classifica che per ora non riesce a regalare sorrisi a prescindere dalla gara da recuperare mercoledì prossimo con l'Atletico Ascoli. Cappellacci accoglie con gioia i nuovi under con Giulio Dori subito tra i titolari insieme a Del Moro e Persiani. Sono queste le novità più rilevanti nello scacchiere aquilano costretto a sopperire alla partenza di Galesio. Carbonelli, Uali e Tavoni vanno in panca. Marmorini dall'altra parte deve buttare un occhio al match di mercoledì, ma gestire ora le forze potrebbe essere controproducente e allora Salatino e Ruggeri in campo per una gara bisognosa di esperienza e tecnica. La gara parte senza troppe emozioni fino a quando attorno al quarto d'ora Iacullo ha l'opportunità di sbloccare il match, ma Super Michelin si mette ancora in bella mostra evitando il passivo. Subito dopo ci prova Banegas dopo un rinvio difficoltoso di Cerroni, ma il 10 argentino non riesce a sorprendere il numero 1, bravo a riprendere la posizione tra i pali. Al 20° accende i motori l'esordiente Giulio Dori, che appena può scodella un bel pallone sul secondo palo. Sull'ottimo appoggio arriva Persiani, ma Cerroni non sfigura rispetto al collega aquilano e respinge l'insidia del numero 27 rossoblù. La pressione aquilana è ora costante e al 26° la gara cambia volto. Sulla respinta della difesa ospite si avventa Belardinelli, che col destro, senza pensarci, trova l'angolino alle spalle di Cerroni. L'Aquila 1, Vasto Girardi 0. I padroni di casa non tolgono il piede dall'acceleratore e con Banegas un minuto dopo la mezz'ora sfiorano il raddoppio. Il 10 rossoblù trova il muro molisano a mandare in angolo dopo il mancino a botta sicura. Ora la gara è solo a tinte rossoblù, con i padroni di casa che ci provano ancora con il tiro dal limite. Stavolta è Angiulli a provare il sinistro, ma la palla si alza sul più bello con Cerroni che non deve intervenire. Giulio Dori spinge forte anche sul finale di primo tempo, poi Persiani prova il tacco in equilibrio precario senza trovare l'effetto sorpresa. Duplice fischio da parte di Bernardini di Ciampino e squadre a riposo con il rosso-blu meritatamente avanti. All'inizio ripresa nessun cambio e Vasto Girardi che prova a trovare il pari da calcio da fermo attorno al terzo minuto quando Ceccuzzi col destro tenta un cross che attraversa pericolosamente tutto lo specchio senza l'intervento di attaccanti e difensori. Marmorini cerca di cambiare marcia e attorno al 10° manda a riposo anticipato Acunzo e Salatino per mandare in campo Lisi e Anto Giovanni. 5 minuti dopo Cappellacci sceglie Uali al posto di Del Moro, uscito tra gli applausi, prima di dare spazio a Lorenzoni e Sarrizzu che prendono il posto di Bellardinelli e Angiulli. Subito dopo, al 19°, Persiani carica il destro a tu per tu con Cerroni, ma il numero 1 molisano dice ancora no alla truppa rossoblù. Sarrizzu vuole sfruttare l'occasione e al 25° trova lo spunto per superare l'avversario prima di appoggiare a Persiani. Cerroni continua a rispondere presente, mettendoci il corpo e stoppando la conclusione. L'Aquila preme ancora, ma non raddoppia, nemmeno quando da sinistra arriva un pallone invitante, ma nessuno arriva all'appuntamento con la sfera tra la disperazione di Cappellacci. Vasto Girardi è squadra da tenere a bada e attorno al 36° Fontana blocca il respiro a giocatori e tifosi aquilani quando di testa sfiora il pari, mandando alto di pochissimo. L'Aquila non riesce a chiudere il match, nemmeno con Alessandro che dopo il dribbling in area prova l'esterno destro, ma la sfera fa la barba al palo, sfilando in fallo di fondo. E questa l'ultima emozione del match. Festeggia il gran sasso d'Italia a Concia con l'Aquila che guadagna 3 punti su Samb e Chieti, ridando speranze ai tifosi per una seconda parte di campionato tutta da vivere. Vasto Girardi che ha dato l'anima fino alla fine, ma evidentemente c'è bisogno di correggere qualcosa in zona offensiva per cercare di trovare la salvezza diretta.